Allora, sindaco Virginio Merola, a bruciapelo, così per punti e schematicamente, dopo 7 anni ormai di mandato di sindaco a Bologna, quali sono secondo te i progressi? Così, ovviamente l'abbiamo fermato così senza pianificare nulla, però quali sono secondo te i progressi della città che ha fatto la città a livello culturale dal 2011 a oggi? Ma guarda, così da Quito mi viene da dire la proiezione internazionale c'era già, ma è considerevolmente aumentata. Non mi riferisco solo al turismo, che è un dato inedito, è importante, perché stiamo davvero diventando una destinazione turistica. Ma il fatto che la cultura assume sempre di più un aspetto predominante nell'immagine della città e nella comunicazione. Bologna poi sconta questa specie di ossimoro, è una città che ha una grande tradizione e sempre più si deve convincere che la sua vera tradizione è innovare, quindi il rapporto fra l'arte storica e l'arte contemporanea è una contraddizione vivente nella nostra città. Diciamo che quello che mi colpisce è che molti fuori e anche i turisti arrivano e scoprono Bologna. E nello stesso tempo c'è una reazione in città un po' conservatrice che invece tende a non evidenziare il tanto che c'è anche di arte contemporanea in questa città. Forse il dato proprio più evidente di questi 7 anni è stato il fatto che la città effettivamente all'inizio degli anni 10 era percepita zero a livello turistico. Questa è una cosa abbastanza incredibile, visti i contenuti, no? Invece questa cosa è cambiata moltissimo. Voi avete dei feedback che vi dicono che questo aumento del turismo è un aumento di turismo culturale, oppure poi ci sono anche altri flussi, c'è anche una grande crescita a livello enogastronomico, oppure semplicemente Bologna sta beneficiando del fatto che è al centro oggettivamente dell'Italia, in questo momento sempre di più anche grazie alle ferrovie, no? Dunque, la rivalutazione della geografia è importantissima, no? Con tutti i mezzi di trasporto, dall'alta velocità all'aeroporto. Sicuramente la posizione di incrocio è stata esaltata da questo. Devo dire che questo contribuisce molto, però diciamo che puntando noi dopo 7 anni con chiarezza al fatto che non vogliamo battere la strada di Firenze, di Venezia, non potremmo, ma nello stesso tempo non vogliamo, stiamo lavorando molto su un turismo che non sia uso e getta. E quindi tutte quelle che abbiamo immaginato come nicchie in realtà diventano linguaggi con i quali proporci a un turismo diverso. Poi ci sono anche per noi le novità, l'arrivo dei cinesi sarà fondamentale, anche qui la rivalutazione della città metropolitana è fondamentale, perché faccio un esempio, i 60 cargo di turisti che devono arrivare, ecco, è interessante leggere che cosa sono interessati. Per esempio, la Via degli Dei e il trekking attira molto il turismo cinese. L'ultima domanda è sui prossimi 3 anni abbondanti di mandato che mancano e quali saranno un po' i pilastri a livello sempre di politica culturale che avete messo in cantiere e in filiera per arrivare al Pilastri 2020. saranno due, la rivalutazione decisa dei quartieri intorno al centro storico con architettura contemporanea e con insediamenti nuovi dal mercato Sonato, come esempio alle Serre dei Giardini Margherita, procederemo su questa strada, anche l'utilizzo delle caserme dismesse come luoghi di attrazione culturale. Nello stesso tempo sono molto interessato a lasciare il segno oggi noi pensiamo molto al quadrilatero, quello tradizionale, ne stiamo costruendo uno nuovo, che è quello che va dal ripristino del cinema modernissimo al sottopasso, che sarà una galleria permanente, e fino alla biblioteca che abbiamo, bellissima, di Sala Borsa. Lì sono previsti dei lavori davvero ingenti che ci porteranno dalla Torre dell'Orologio, che sarà aperta al pubblico, fino al modernissimo. Questo sarà una piattaforma potentissima di proiezione culturale della nostra città. E buon lavoro, sindaco. Grazie a tutti.